Anche quest'anno siamo giunti alla fine come dire, dell'anno e quindi cerchiamo di rendicontare con quelle che sono state le iniziative da parte dell'amministrazione comunale. Partendo un po' anche dalle opere pubbliche che noi avevamo introdotto nel programma amministrativo nel 2013. Partiamo dalla palestra della scuola primaria e secondaria, a cui sono stati appaltati lavori che sono stati vinti da una ditta di Teramo. I lavori vanno avanti. Contiamo che il tutto si possa chiudere nel mese di maggio-giugno, in modo da poter far fruire ai nostri ragazzi nell'annualità 2017-2018 della palestra stessa. Insomma, sarà la prima volta, insomma, che questo comune avrà a disposizione una palestra, non è mai successo purtroppo finora. Questa è un'opera che noi pensiamo che poteva essere realizzata, insomma, almeno un ventennio fa. Ma oltre a questo, le iniziative dell'amministrazione comunale sono rivolte anche, a quello che è il contratto di fiume che noi abbiamo sottoscritto insieme ad altri comuni, circostanti e che sono praticamente, adiacenti con i loro territori al fiume Sangro. Anche lì contiamo di poter realizzare, delle opere, di messa in sicurezza dell'alveo fluviale. E anche opere che possono essere rivolte al settore turistico di Villa Santa Maria. Poi ci siamo occupati durante l'anno anche di un'iniziativa che riguarda il lago di Bomba e che potrebbe svilupparsi nell'annualità 2017, che è un'oasi, poter realizzare un'oasi sul lago di Bomba in modo da poter poi sostenere con delle iniziative non solo di carattere economico, anche la manutenzione del lago stesso che è stato pressoché abbandonato dopo la scomparsa delle comunità montane. Quindi un modo per rivitalizzare il lago, ma anche un po' quello che potrebbe essere un settore turistico che è andato via via scemando in questo ultimo decennio, purtroppo. L'amministrazione comunale aspetta a giorni una comunicazione da parte della Regione Abruzzo per il finanziamento e la ristrutturazione della vecchia scuola elementare di Via Duca degli Abruzzi. Anche qui ci dovrebbe essere comunicato nei primi giorni del 2017 uno stanziamento che noi siamo riusciti a portare da 500.000 a 1.100.000. Anche lì verrà fatta una ristrutturazione e una messa in sicurezza dello stabile che noi potremo usufruire dopo. Sia per la scuola, ma sia anche per altre iniziative. E andando ancora avanti, ci è stato comunicato in questi giorni che nel 2017 ci sarà la realizzazione del sospirato depuratore che questo comune non ha mai avuto, era stato realizzato uno negli anni 80, ma mai messo in funzione. E adesso invece con un stanziamento di 2.700.000 euro verrà realizzato, quindi avremo, come dire, anche una situazione migliore, un rispetto per le acque del nostro fiume, che andrà di pari passo con il contratto di fiume, quindi la realizzazione e la bonifica anche dell'asta fluviale. E come dicevamo, durante l'anno siamo riusciti a sistemare anche quella che è la videosorveglianza, che adesso è attiva, anche la prefettura ci ha dato il nulla osta per poterne usufruire, quindi abbiamo sul territorio queste 23 telecamere che guardano un po' quello che accade quando noi insomma, dormiamo anche. Quindi certo non è la soluzione totale del problema, ma certo ci aiuta, come dire, ad essere minimamente più tranquilli e sostanzialmente comunque un deterrente per quelli che vogliono entrare e uscire con i malintenzionati dal nostro paese. L'amministrazione comunale ha anche in itinere la realizzazione e un allargamento di Piazza Martiri della Resistenza. Abbiamo presentato un progetto, stiamo cercando delle risorse che ci possa dare la possibilità di ampliare la piazza. Siamo coscienti che gli interventi che devono essere fatti, e noi speriamo di poterli realizzare nel 2017, questo è l'impegno dell'amministrazione,
e un allargamento della piazza e poi un intervento che dovremmo e spero poter fare anche in questo caso sul centro storico. Abbiamo un centro storico che, diciamo, con l'iniziativa del 2013 su Via Sangrina abbiamo in parte corretto, ma che va ultimato e va ampliato anche su Via Congrega, insomma su tutta la parte del centro storico di Villa Santa Maria. Questi sono due punti che dovremmo riuscire a portare a termine nel 2017. Questo è l'impegno dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda la scuola, continuiamo ad intervenire anche sullo stabile, sull'edificio scolastico, lo abbiamo fatto anche quest'anno con delle iniziative, abbiamo anche ospiti, tra l'altro, i ragazzi dell'istituto comprensivo e quindi di Quadri e quindi, insomma, come dire, la nostra attenzione è sempre focalizzata sia sulla scuola sia su quello che è il sociale, gli anziani. Sono sempre stati, dal primo giorno che ci siamo insediati, il nostro punto, come dire, il nostro occhio vigile su queste due problematiche che noi sentiamo, come dire, essere le maggiori del nostro territorio, guardando anche a quello che è lo spopolamento continuo dei nostri territori, che è il problema principale. Quindi l'amministrazione cerca di aumentare e di dare dei servizi, degli ottimi servizi, in modo da far sì che la gente non possa abbandonare queste nostre aree interne. Come abbiamo detto anche in precedenza, abbiamo la progettazione dello sviluppo delle aree interne, anche lì vi è una progettazione su 33 comuni, molto ampia, con delle risorse che non sono secondo me sufficienti su tutti i comuni, ma anche la Regione sotto il profilo del piano sanitario ha messo delle risorse. Tutto questo si svilupperà e noi speriamo possa iniziare durante il 2017. Anche lì risorse che riguardano, diciamo, la viabilità, l'istruzione soprattutto e la parte diciamo, sanitaria e sociale, che è la cosa che più ci preme, insomma, per le persone che a volte non hanno possibilità o sostegno economico per potersi addirittura curare o avere cure a domicilio. Questi sono, diciamo, gli impegni dell'amministrazione comunale, è proiettata su diverse iniziative. L'amministrazione è sempre a disposizione, come voi sapete, di tutti i cittadini. Il lavoro da fare è tantissimo, ma noi ci impegneremo anche nel 2017 a portare a termine una serie di iniziative che potranno migliorare la vita e i servizi dei nostri cittadini. A questo punto io vi auguro, insomma, un buon anno, sperando che il 2017 possa portarci delle novità positive. Delle novità positive sotto il profilo non solo economico, e quindi avere la possibilità di tutti di poter partecipare anche alla realizzazione del programma amministrativo che l'amministrazione comunale stessa si era data. Noi siamo a disposizione sempre e auguro a tutti i cittadini, anche i villesi nel mondo, di poter, come dire, avere un 2017 migliore di quello che abbiamo avuto e un saluto a tutti e un arrivederci.